flipante. Felicissimo di care amiche e cari amici di TVRS in questo mercoledì che assomiglia tanto ad un venerdì, sì, perché si respira tutta l'aria della vigilia. Domani sarà l'8 dicembre, quindi inizierà ufficialmente la kermesse natalizia e noi rendiamo più ricca quest'aria di festa qui a Benvenuti in TV ospitando dei sorrisi bellissimi. Ed è con gran piacere che do il bentornato a delle amiche storiche un pochino, no? della nostra trasmissione, ovvero Charlotte Pellei, bellissima e bravissima, la nostra amica di sempre di TVRS, la mitica guru dell'air stylist Anna Orazzi. Bentornate e benvenute. Grazie, grazie Romina, e benvenute a tutti i telespettatori che ci seguono ormai da parecchi mesi. Ecco, noi le abbiamo invitate perché giustamente entriamo in un clima in cui si vuole essere al top. Le feste di Natale ci richiedono un pochino, no, di rimetterci in lustro, in forma, e poi quest'anno saranno delle feste speciali perché finalmente si ritorna alla normalità, quindi senza limiti, senza vincoli, e forse si ha ancora di più questa esigenza, no, di rimettersi, di ritrovarsi più belli, giusto Anna? Sì, 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 giustissimo. In un momento così un po' particolare direi che... A parte personalmente, a me il Natale proprio mi dà una gioia immensa, e poi diciamolo, è un momento veramente particolare dove si fa un po' il punto della situazione, di quello che abbiamo costruito in tutto l'anno, e si inizia anche a progettare il nuovo anno, e con tanti nuovi obiettivi, perlomeno per me, oppure quando mi confronto con delle persone succede questo. E tu che sei un crogiolo, insomma, di iniziative, chissà che cosa ci sarà nel calderone per il 2023, ma non diamo anticipazioni, anzi tuffiamo nel mondo dell'air stylist con la prima clip di oggi. Tutta la magia del Natale in questi look che abbiamo appena visto, che anticipano un pochino i preparativi di quelle che saranno le feste di Natale. Sappiamo particolarmente che il mondo della bellezza e del benessere sono un pochino sotto pressione in questo frangente, no? Si percepisce tutto il fermento. Sì, diciamo che c'ho proprio la voglia, soprattutto di Capodanno, già ho preso alcuni appuntamenti, proprio con la voglia di rimettersi un abito lungo, di andare a qualche festa, in qualche villa, in qualche... Insomma, di godere appieno delle festività, sì, finalmente. Esatto. Allora, adesso però devi darci assolutamente dei suggerimenti per essere al top in queste feste, insomma, tagli, colori, sì, o piuttosto, come abbiamo il piacere di notare, anche le classiche extension, sì, o forse non più classiche. No,
diciamo che possiamo chiamarle Air Integration. Wow. Perché questa parola? Perché con l'air integration possiamo avere il volume, possiamo avere la lunghezza e possiamo anche avere dei contrasti di colore senza andare più a colorare i capelli o colorarli in parte. E quindi possiamo creare più giochi di colore. E tu sai quando io tengo alla bellezza dei capelli, Assolutamente. quindi qualora, diciamo, mi trovo un capello abbastanza sottile, delicato, che ha subito degli stress, secondo me, aggiungere tra l'altro delle nuove clip, sono bioadesive che non fatte con l'olio, quindi non succede niente ai capelli, Naturali. naturali, quindi sia dall'attaccatura che dal capello stesso possiamo avere volume, basterebbero dalle 5 alle 15 clip. Possiamo avere volumi, contrasti di colori e anche lunghezza, ma non necessariamente la Ah. lunghezza. E poi abbiamo la coda, no? Ecco, fashion, molto Sì, come se fashion. uno non sente proprio niente, cioè Ecco, proprio. fantastico. Poi prendi, togli e ritorni insomma alla Esatto, praticità del taglio magari esatto. più corto. Sì. E il colore visto tanto rosso che io non amo personalmente, però Sì. c'è chi sta bene. Sì, esatto. Diciamo che l'autunno è stato per i colori ramati, quindi per tutte le donne che desiderano il rame rosso, poi ancora di più il lilla, il viola, il lila, il malva, in modo Brava, mi hai dato un particolare assist lilla. perché c'è qualcuno che conosciamo un pochino tutti qui, sia dentro la nostra realtà che chi segue sempre la nostra emittente tutti i giorni, che ha fatto una botta di testa, ovvero taglio e colore. Colore. Vediamo la clip. Ma di chi sarà questa testa perfettamente curata, colorata, tagliata e pettinata da Anna? Sì, veramente la nostra Manolita che quando viene mi lascia carta bianca, Che meraviglia, cioè la vero? cliente ideale che tutte le parrucchiere Sì. vorrebbero, Ma giusto? guarda, qualche volta non è così perché devi capire bene Ah, chi hai ecco. davanti e se puoi usare, perché puoi anche sbagliare, quindi bisogna fare un'intervista e capire bene appunto cosa desidera veramente la cliente. Però comunque, diciamo, negli anni ho acquisito talmente queste conoscenze che poi non si finisce mai di imparare, però questo mi ha permesso comunque di lavorare divertendomi, non posso dirlo, però comunque lavorare nella maniera piacevole, creativa, come se facessi un bel quadro. Chi lavora comunque facendo ciò per cui è appassionato in qualche modo è come se lavorasse un po' di meno, no? Sente Esatto, meno la esatto, fatica e ha esatto. più voglia di fare, di donare e di aiutare anche chi magari, come dici tu, non sa bene che cosa fare del proprio aspetto fisico e dei propri capelli. Esatto. A proposito, chi non sa come gestire i capelli magari più o meno lunghi, che di solito per le feste si sceglie anche di acconciare, Sì. quindi mettere anche degli accessori, Sì. un suggerimento che possa essere equilibrato, quindi una bella resa, però senza eccedere, perché il rischio per le feste è anche a volte che si ecceda. Esatto, allora la prima cosa, chi ha i capelli lunghi, quello che consiglio è la luminosità, quindi grazie alle varie tecniche, le varie laminazioni, che sicuramente ne avete sentito parlare, i capelli proprio si trasformano, quindi lunghezza e luminosità. Dalla luminosità, quindi un capello bello, un bel colore luminoso, quindi che dà l'idea proprio del sano, del capello bello, sano. Li possiamo andare a lavorare facendo dei piccoli raccolti, no? Magari non proprio tutti raccolti, ma per esempio sono ritornate tanto le banane con degli accessori che gli dà quel tocco di eleganza e insomma anche di insomma, Rende più speciale la serata, sofisticata, esatto, esatto, rende più speciale l'evento in qualche modo. Gli eventi, sì. insomma, per sfoggiare così tante bellezze ne avremo fortunatamente quest'anno, ricordiamo, senza grandi vincoli. E noi adesso ci fermiamo qualche istante per la pubblicità per poi tornare a parlare di bellezza e di benessere anche con la nostra bellissima Charlotte Pelley. Restate con noi.
Elettrodomestici ti dà tutta l'attenzione prima e dopo la vendita, con consegna a domicilio e assistenza tecnica personalizzata ad Osimo e Filottrano. Stura Elettrodomestici, Synergy, il vantaggio di averli accanto. Molino Orsili. Da generazioni i fratelli Orsili hanno saputo coniugare la tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto, farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Academy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'angolo del gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati. Visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili. Prima di tutto, la farina. Nel lontano 1970 alcuni agricoltori di Filottrano lanciano l'idea di organizzarsi in cooperativa per provvedere direttamente al fabbisogno di un bene primario come il pane. Oggi il Biroccio gestisce direttamente tre punti vendita e porta la bontà della tradizione e la genuinità del lavoro fatto fino agli scaffali della grande distribuzione. Produce, trasforma e commercializza i propri prodotti agricoli e quelli dei soci come una volta. Il Biroccio, qualità e tradizione. Quando vieni a fare spesa allo spazio Conad, vieni a provare i nuovi menù di Sapori e Sorrisi. Lo chef Francesco Montillo propone ogni giorno tanti piatti e una specialità. Lunedì lasagna alle verdure, martedì setti e piselli, mercoledì pollo al curry. Giovedì trippa al sugo, venerdì stoccafisso con patate. Sabato fritto misto di pesce, domenica vinci sgrassi con un menù completo a €14,90. Ogni giorno un menù e sempre tanti sapori e sorrisi. Spazio Conad Ancona, via Scataglini. Le Marche, dagli Appennini al mare, un viaggio infinito. Scopri i vini nati nella bellezza di una regione incontaminata, la lacrima di Morro d'Alba. Sensazioni ed emozioni della nostra terra. Buscareto, sapore autentico delle Marche. Ora su buscareto.com. Una nuova dimensione di ibrido. Un nuovo modo di viaggiare. Abbiamo progettato un SUV di livello superiore. Lo abbiamo fatto per te. Suzuki S-Cross Hybrid. Next Level SUV. Suzuki. Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, vi invita a scoprire l'intera gamma a due o quattro ruote motrici nelle sedi di Recanati, Macerata, Civitanova Marche e anche Ancona. Sono le 12.59, torniamo in diretta a parlare di bellezza, ma non si può parlare di bellezza senza parlare di benessere. Ben lo sa la nostra ospite di oggi qui insieme ad Anna Razzi, che è Charlotte Pellei. Cara Charlotte, sì. Tu hai fatto del benessere a 360 gradi la tua mission, se non sbaglio, giusto? Sì, assolutamente sì. Io da quando, io ho quattro figli. Ecco. E da la sempre... mia domanda è come fai? Ho sempre avuto questo pallino della nutrizione, dello sport, ma da quando ho avuto tra le braccia il mio primo figlio ho sentito forte la responsabilità di prendermi cura prima di tutto di me, della mia salute,
per potermi prendere il più a lungo possibile cura di lui e poi tutto moltiplicato per quattro. Eh beh. Quindi una scelta più che consapevole, sì, e visti i risultati, perché insomma si vedono anche ad occhio nudo, una scelta con ottimi risultati tra l'altro, e li possiamo vedere anche meglio nella prossima clip. Bravissima e bellissima la nostra Charlotte Pellei qui in studio con noi oggi, insegnante di Pilates, ma non solo, insomma, dicevamo che tu hai una mission, quella di diffondere il benessere a 360 gradi, e ci hai raccontato nel fuori onda di basare queste tue scelte sui quattro pilastri fondamentali del benessere, che sono? Allora, io ho creato proprio dei percorsi perché il benessere parte innanzitutto da un mindset, quindi cercare di capire, di aiutare la persona a capire quali sono gli ostacoli che gli impediscono a mantenere la propria forma fisica e la propria salute, quindi lavorare su delle convinzioni limitanti o delle abitudini disfunzionali, delle dipendenze, eccetera. Quindi tutto parte da lì per poi passare a curare l'alimentazione. Io mi baso su un'alimentazione energetica, e quindi andare a modificare un po' quelle che sono le abitudini alimentari, quindi lo stile alimentare. Non parlo di diete, perché la parola dieta è un po' sinistra, no? esatto. Quindi parlo di stile alimentare da cambiare, anche per rimanere in tema dello stile, lo stile anche brava, no? E per poi introdurre anche la persona all'integrazione, perché non esiste alimentazione completa. È ormai appurato che è necessario integrare sempre e comunque a tutte le età, perché gli alimenti non nutrono più come prima, e questo è un dato di fatto. Quindi, mindset, alimentazione energetica, integrazione, però un'integrazione totalmente naturale, quindi assolutamente in linea con quello che faccio. E anche il concetto integrazione va ad integrare, non sostituisce giustamente assolutamente l'alimentazione. No, assolutamente. È una cosa da ricordare, perché a volte si esagera in un senso piuttosto esatto, che nell'altro. Esatto, è inutile integrare se poi mangi le cose più assurde. Brava. Non è così che funziona. Quindi sono sempre in sinergia. E per ultimo, ma non per importanza, è l'allenamento. Quindi che abbiamo visto e dà ottimi risultati, oggettivo, l'abbiamo visto insomma anche in TV. E quindi questo insieme di elementi giustamente vanno ad aiutare, come hai detto te, non soltanto le donne giovani, anche donne un pochino più in là con l'età, che hanno impegni come i figli, come il lavoro. Esatto. Questa combinazione di elementi aiuta a ritrovare quell'energia necessaria per vivere al meglio anche la quotidianità. Sì, assolutamente sì, cioè è proprio necessario. E io appunto tutto è partito dalla mia scintilla, è stata proprio quella, quindi di sentir forte questa responsabilità di prendermi cura dei miei figli, quindi di esserci per tanto tempo e con tanta forza, più forza possibile, per dargli sempre il massimo, perché sono la mia vita. E vorrei sensibilizzare e aiutare le mamme come me, ma anche i papà, perché anche loro hanno bisogno di energia per giusto, stare con i figli, giustissimo. E donare a questi figli il fatto di esserci davvero. Brava. come genitori. Brava Charlotte, a proposito mi hai dato un assist, perché giustamente parliamo di donne, ma non soltanto le donne hanno bisogno di benessere, non soltanto le donne hanno bisogno di mettersi in forma, ma anche gli uomini. Anzi, c'è maggior necessità richiesta in questo senso, lo sa bene Anna, che segue anche il settore uomo per quanto riguarda l'hair stylist. Che ti chiedono questi uomini? Come si vogliono presentare per le feste? Ma guarda, gli uomini ovviamente curano molto il taglio,
E poi loro sanno godere dei loro 10 minuti di relax. Oh, vedi? Fanno... Perché ce n'hanno poco, infatti. Aperta parentesi, chiusa parentesi, avanti. Perché 10 minuti di massaggio relax, mentre una donna comunque, mentre si fa il massaggio aromoterapico, eccetera, te sai che abbiamo un angolo sì, dedicato, sì, sì, no? E risponde al telefono, esce un attimo, insomma, multitasking, niente, si mette lì e una cosa per volta, una cosa per volta, fa fantastico, è vero, da imitare più che altro. Adesso abbiamo accennato al fatto che domani è l'8 dicembre, quindi si inizierà veramente questa kermesse natalizia. Non vogliamo parlare di mercatini? Ce n'è uno che domani vi aspetta, cari amici e cari amiche di Benvenuti in TV. Vediamo subito la clip che arriva dal nostro amico Luca Falcetta. Benvenuti in TV direttamente da Serrungarina, dove continua Natale, continua con tante iniziative. Il centro storico è veramente una bomboniera, bellissimo da vedere, illuminato a festa con mercatini, tante iniziative e soprattutto tanto buon cibo, le vin brûlée, le castagne per riscaldarsi, e non mancano neppure gli zampognari che adesso ci allieteranno, perché davvero l'appuntamento qui a Serrungarina prosegue fino all'8 dicembre. Il centro storico è davvero una bomboniera, ricchissimo, con tante cose da vedere, con anche le mostre dei bambini delle scuole, perché anche le scuole si sono adoperati moltissimo, così come l'Avis, la mostra di pittura della signora Tombari. Insomma, c'è di tutto e di più, e anche associazionismo con le mamme dei bambini che purtroppo nascono prematuri e che quindi raccolgono soldi, finanziamenti per sostenere la loro associazione con una interessante mostra fotografica a cura proprio delle fotoclub di Fano. Tutta la città si stringe in questo momento così particolare, perché Serrungarina veramente è una comunità in cui si respira ancora questo senso di appartenenza, in cui ancora si sente la festa e la magia del Natale. Da non perdere quindi l'appuntamento di Serrungarina, sempre qui nel centro storico della città, nel Borgo Antico. L'appuntamento è per l'8 dicembre, quindi un ponte dell'Immacolata da non perdere qui per vivere meglio il Natale. Lei con la famiglia ha preso qualcosa per riscaldarsi, perché qui al centro è un po' freschino. Adesso abbiamo fatto la pesca nel suo asilo. Quindi la pesca col bambino? Sì. Lei è di qui o? Sono di Calcinelli. Calcinelli, quindi giochiamo un po' in casa, però sì, Serrungarina sì, ha un'atmosfera magica. Sì, è molto bello il castello. Siamo dal signor Emilio, che uno penserebbe che si tratta di una mototrebbia, no? Con per il grano. In realtà lui ha adattato questo macchinario per farci le castagne, praticamente intaglia le castagne, signor Emilio. Li fa due tagliuzzi, perché dentro ci sono due coltelli, che per forza maggiore, se non lo taglia uno, l'altro deve tagliare per forza. E in questo modo vengono belle croccanti. Dopo da qui le portiamo là al braciere, e loro le cuociono e io le taglio. Lei però è un appassionato di modellismo. Per fare questo qui io e il mio amico ci abbiamo impiegato quasi 2 anni. E grazie a Luca Falcetta per queste bellissime immagini di Serrungarina, che vi aspetta anche domani con i mercatini da non perdere. Cari amiche di Benvenuti in TV, oggi qui ospiti, come volete augurare le feste a tutti coloro che ci seguono oggi a casa? Di essere felici, di stare bene, di godersi il Natale insieme ai propri cari, anche agli amici, perché no? E auguro veramente tanta bellezza. E di fare esercizio la mattina alle 8 come te, con sì, Charlotte alle 8 di mattina, anche con Charlotte. La mattina di Natale. Godersi le feste, ma non straviziare, perché sennò poi... E alla mattina, ti assicuro, alle 8 un'ora con Charlotte ti dà una carica giornaliera incredibile. Sono molto più creativa, oltre che sto prendendo anche la mia forma. Wow, sì, si vede, adesso non la vedete che è seduta, però io l'ho vista e sì, mi sono detta, come fai, come hai fatto? Insomma, anche con un supporto integrativo che, ecco, insomma, a 360 gradi. Charlotte, grazie per essere stata qui con noi, grazie mille ad Anna Orazzi. Noi dobbiamo salutarci per lasciare la linea al TG, un abbraccio grande come il mondo e ci vediamo domani ovviamente. Ciao! Ciao!